Come sapete, le sfide del raid girano settimanalmente. Fino ad ora sono state un po' buggate e non sono mai andate in ordine. Kalli, Shuroki, poi di nuovo Kalli due volte, poi Shuroki un'altra volta, insomma un paio di volte Morgoth di fila. Con l'ultimo aggiornamento Bungie ha affermato che le tali dovrebbero essere tornate a posto e che dovrebbero riprendere un ciclo normale. Detto questo, le sfide del raid L'Ultimo Desiderio si possono trovare da Hawthorn alla torre e naturalmente ne trovate una a settimana. Questa taglia vi permetterà, oltre a sbloccare un trionfo per il raid, anche di ricevere un armamento potente, quindi utile a tutti quelli di voi che stanno salendo di potere, perché il raid è un'ottima risorsa per farlo. La sfida di questa settimana è alla cassaforte, o meglio alla stanza delle due anime. Come sappiamo, le sfide del raid, di questo raid, non sono complicate, o meglio non vanno a stravolgere la meccanica come magari poteva essere quelle del raid di Kalus. Qui ci sono delle piccole modifiche da fare per far sì che tutto fili liscio. Era naturale che la sfida fosse legata al destino dei cavalieri, il vero ed unico nemico di questo step, e per superarla non bisognerà far oltrepassare le porte corrotte ai cavalieri, quindi praticamente shottarli quasi subito ed evitare che superino la barriera. Per fare questo bisognerà modificare leggermente la strategia di base di questo encounter. Di solito si stava tutti in centro a pulire e poi solitamente il designato andava a prendere l'occhio di Riven e si avventurava nelle stanze. Ora invece bisogna assegnare ogni stanza ad un membro della squadra che dovrà rimanere lì dentro ad aspettare lo spawn del cavaliere ed ucciderlo appunto il prima possibile. Quindi tre persone saranno le designate a guardare i simboli sull'ingranaggio e poi ad andare a prendere l'occhio di Riven. Le altre tre dovranno rimanere all'interno delle stanze ed aspettare lo spawn. Il giro non cambierà, quindi il primo lucchetto sbloccato uscirà solo un cavaliere, poi al secondo due e al terzo lucchetto spawneranno in tutte e tre le stanze. Chi sarà l'addetto ai cavalieri dovrà fare quindi massima attenzione a non far arrivare il cavaliere oltre la barriera anche spingendolo. Per esempio la super del cacciatore dei coltellini lo può spingere. Usate le pesanti come il simulatore, la bobina o il mille voci, questi due però mi raccomando con la massima attenzione perché poi altrimenti vi suicidate. Altrimenti con gli shotgun anche va molto bene, anche uno bello pesante volendo come la leggenda di Akrius. La sfida finirà quando il giro sarà completo e quindi bisognerà fare tre giri completi in questo modo, con la squadra praticamente divisa in due. Basteranno un paio di giri per impratichirsi, ma poi dovrebbe essere abbastanza agevole farlo. Ultimo appunto, prima di chiudere, fate attenzione alla stanza di sinistra, quella con la foresta, perché è forse quella più angusta dove il cavaliere è più difficile da killare subito, quindi tenetelo a mente. Fatemi sapere nei commenti se voi avete usato una strategia diversa da questa per fare questa sfida, se vi è piaciuta questa sfida. Io vi ringrazio come sempre per aver guardato il video e ci vediamo alla prossima. Ciao!